Torniamo, Jacopo. Allora, l'altra, la seconda semifinale di questo torneo. Subito si sente il clamore delle persone. Tifoserie infuocate, uno spettacolo nello spettacolo. E comunque andiamo a introdurre la partita e poi... Introduzione che non servono tanti giri di parole. Bernarda contro Raimonda. È un derby, è il derby. Il derby, la partita che insomma è già infuocata fra le tifoserie, quindi... Quindi non è che abbiamo tanto da dire, se non dobbiamo fare un piccolo, diciamo, delle condoglianze. Sì, delle condoglianze sentite anche da parte di 0571. Sì. Porta Bernarda giocherà con il lutto a braccio per la scomparsa di un contradaiolo, figlio appunto di un altro grande contradaiolo, Francesco Corsagni. Appunto è morto Mauro Corsagni, suo padre, e quindi ci dispiace per questa cosa. Siamo vicini alla famiglia e tutta la squadra ci ha chiesto questo saluto. Noi l'abbiamo ritenuto doveroso e siamo felici e onorati di averlo fatto. Ancora condoglianze. E per il resto ci vediamo dopo. A dopo, ciao. Allora, fra i tre io sono il più basso, si vede, effettivamente. Sei anche il più bello, eh? Ovviamente, allora. A voi. Questa partita, come la mettiamo? Sei in mezzo a noi due. Una mettiamo, una partita. È una partita, certo, è la partita. È la partita e si cercherà di fare il meglio possibile. L'impegno è massimale, come sempre. Dobbiamo dimenticarci quella dell'anno scorso. Forse dimentichiamoci sarà... la partita dell'anno scorso, allora può darsi che finisca bene. Se entriamo in campo con in mente la partita dell'anno scorso, non va bene. Senti, Mattia Mela stasera sarà della partita? Poco. Spero niente, vuol dire che non c'è bisogno. Il bello è che non ci ha mai detto che deve poi sempre, ma è sempre lì. No, davvero. Dici cosa hai no, fatto. No, ho una tendinite forte e purtroppo mi fa male anche a mettere la scarpa. Spero non ci sia bisogno di entrare. Poi entrerà. Vuol dire che la partita si è messa bene per noi, non c'è bisogno. Enrico Beccherini non lo vediamo, ma... È malato. Ah. È l'ultimo momento, c'ha la febbre, è venuto, però non ce l'ha fatta, è tornato a casa. Una grossa assenza, si cercherà di vincere anche per lui. Vabbè, allora, a dopo. A dopo. A dopo, in bocca al lupo. Crepi, ciao. Allora Daniele, ci siamo, pochi minuti inizia la partita, qui gli arbitri sono già quasi al fischietto in bocca. La partita stasera, come la sentite? Ma io personalmente ormai tanti anni fa questo torneo, una partita come le altre, dai. Anche me l'ha detto così. Senza fomentare troppo la tensione, che se ne è vista già tante. Senti, speriamo non finisca come lo scorso anno. Dico nulla. Allora in bocca al lupo e ti ringrazio. Grazie. Ciao.
Partita equilibrata. Sì, abbastanza, dai. Loro cantano, quindi noi siamo carichi, carichissimi, e speriamo in bene, dai. Allora, come la stai, questa partita come la vedi? Hai detto molto equilibrio ed è vero. Sì. Però, insomma, quale sarà? Chi sarà l'ago della bilancia? Chi sarà il personaggio che farà spostare l'ago della bilancia? Questo io che non ne ho idea, non lo so io. Chi sarà? Da tifoso te lo chiedo. Secondo me Lumia. Lumia. È lui. Perché? Perché credo in lui. Credi in lui? Io credo in lui, basta. Ti garba. Mi garba lui, credo in lui. E allora va bene, hai detto il tuo uomo. Okay. Il mio uomo è lui. Va bene, allora ti ringrazio. Basta, lui, voglio Lumia. Lumia, uomo rivelazione. È lui. Perfetto, grazie, ciao. Siamo con un Sabatini senza voce. Mamma mia, davvero. Era tanto, lo passavo per Natale Monda in curva. È macello, meglio in panchina. È vero, perché però te sei un dirigente della Porta Bernarda. Ma siccome siamo tanti dirigenti, si fa un po' per uno. Oggi c'è il mitico Salvatore, voleva andare, ma ha detto ti porto in finale e poi vai te a fare la finale. Ma speriamo, mi tocco anche, guarda. Allora, a parte tutto, partita molto equilibrata fino adesso, sei d'accordo con me? Sì, diciamo abbastanza equilibrata. Forse qualcosina più si è fatta noi, però... Riccio ha sbagliato un gol abbastanza grosso di destro. Anche Matteo un paio di volte è stato bravo e quindi, insomma, dai, il pareggio per ora è giusto. Si andrà a miei rigori. Ma speriamo di no, perché io perdo 10 kg. Sì, non ce la posso. Allora, insomma, potrebbe essere quasi un bene, no? Ne perdo altri 10, almeno perfetti. Va bene, Francesco, ti ringrazio. Grazie, ti lascio urlare dopo. Vai, va bene. Ciao.
Riccio pareggia! Riccio pareggia, incredibile! A due minuti, grande giocata di Baronzi! Bellissima partita, signori! Attenzione, parte! Rete! Col vecchietto, hai visto? Sei contento? Sono contento, Matto. Sono contento, Matto, veramente. Ce la faccio più. Sono finito. Che non giocavo una partita intera, penso erano forse 2 anni. Non lo so. Credo anch'io. A parte tutto, che cuore. È stato un cuore. Come tutte le partite che abbiamo disputato quest'anno, siamo stati veramente... Siamo vecchi, ma siamo forti! No, davvero. C'è stato un po' di polemica anche sul discorso dell'età della nostra contrada. Comunque... tanto per noi sono le ultime partite, quindi sono contento veramente così. Onore veramente alla Raimonda, perché sì, ha giocato anche loro col cuore e meritavano, nonostante fosse la nostra rivale, sì, sono stati veramente bravi anche loro. Poi tutto nel finale, quindi sai. Sì, io sinceramente quando ha fatto con Miranda non credevo di poter arrivare a vincere a tempo regolamentare.
Anch'io, sinceramente anch'io non pensavo, io pensavo magari se fosse, siamo magari... Forti, ma siamo forti! Potevo pensare ai supplementari, ma non certo... Non una... tagliarla, eh! Non si taglia. Ma quando avete fatto l'intervista a me, l'avete messo la traduzione tra romagnolo e toscano, no, oppure... Ah, no. Un'ultima domanda, sì. Poi ti lascio. Rigore? Rigore, ti spiego velocemente come è andato. No, l'arbitro gli ha detto al difensore di loro che stava trattenendo la maglia al nostro attaccante, gli ha detto di non tenerlo più, ha continuato questa trattenuta e l'arbitro ha fischiato il calcio di rigore. Ci poteva stare, come non ci poteva stare, comunque... Chiaro, poi in questi casi... Forse era più giusto il pareggio alla fine dei tempi regolamentari, devo ammettere, però abbiamo vinto noi, è andata così. Ora Sant'Andrea. Senti, io veramente ti dico, non ci penso, perché per noi la finale era questa qua. Noi siamo stracontenti del torneo che abbiamo fatto, siamo in finale, è la quinta finale in 6 anni che disputiamo, quindi non possiamo che essere contenti. Okay. Ti lascio andare a festeggiare. Grazie. Ciao. Signori, che dire? È finito. È finito, la finale c'è, la partita però, la semifinale è stata una grandissima semifinale. Sì, soprattutto nel finale, diciamo la verità. Una finale nel finale, una semifinale nel finale. Raccontiamola in breve, Jacopo. In breve. Tanto diciamo il risultato, Bernarda vince 3-2 su Raimonda, primo vantaggio bernardino, pareggio semi immediato di Raimonda e si va a fine primo tempo sull'1-1, si rientra, ci sono 3 gol nella ripresa e tutti negli ultimi 5 minuti, prima Miranda trova un gol, cioè non si sa da dove l'ha fatta passare, infatti. A questo punto mancava pochissimo, si vede proprio tutto il cuore della Bernarda che viene fuori in una maniera impressionante quando ormai non aveva più niente da perdere e riesce a trovare il pareggio con Riccio. Grande Riccio tra l'altro. Per poi sul rigore fare il 3-2 finale. Ormai mancava una manciata di secondi e quindi la partita è finita con il 3-2, la vittoria della Bernarda. Forse sulla carta o comunque sulla partita, vedendola... Sì. Ha usato un po' di più la Bernarda e il risultato forse l'ha ottenuto per questo. Sì, diciamo di sì. Detto questo, venerdì ci sarà appunto la finale, la finalissima. Venerdì con una Sant'Andrea che attende già lì la Bernarda, quindi Sant'Andrea-Bernarda sarà un'inedita quantomeno finale, non si sono mai incontrate in finale, quindi... Quindi vedremo come andrà a finire, come si vuol dire. A questo punto l'appuntamento al venerdì, sappiamo già che non mancherete. E quindi da Leonardo Innocenti. Jacopo Taddei. Buonanotte. Ciao.